Ma non è zombie. Ghost. Benvenuti, sono Matty Mars. Benvenuti nel mio Luna Parks. Fa anche rima. Allora, ritorniamo con la mia voce normale. Vabbè, che quindi normale non c'è niente, però vi ricordate il mio bellissimo Luna Park da una giostra solamente che mi faceva impazzire bene, bene, bene. Bene, eccolo qua, questo è la meraviglia del mio Luna Park. Guardate bene, le persone qui fanno la fila, passano ore e si divertono a contare le mattonelle. Facciamole anche noi, contiamola una per una. Una mattonella, due mattonelle, tre mattonelle, quattro mattonelle, cinque mattonelle, sei mattonelle, sette mattonelle. Mettiamole tutte? No, direi no. Va bene, a parte gli scherzi, il mio Luna Park, eccolo qua, si è ingrandito abbastanza. Vedete come si è ingrandito? Guardate, più piccolo più grande, più piccolo più grande, più piccolo più grande. Si è ingrandito, vedete come si ingrandisce a vista d'occhio, ragazzi. Bene, abbiamo inserito la giostra della ranocchia 385. Anzi, volevo rinominarla proprio giusta ranocchia. Abbiamo il 41% di allestimento scenario. Beh, con due alberi va bene. Abbiamo 10 minuti di attesa e 114 persone che aspettano. Non mi sembra che ci sono più persone. Va bene. Un po' vedere, ispezione, va bene, nei 20 minuti. Poi la giostra del primo gameplay, ragazzi, l'ho levata perché era un martirio, assolutamente non la voglio più vedere nemmeno in fotografia. E abbiamo inserito al posto suo questo giostra vomito aereo, si chiama, anzi non posso cambiare nome. Eccolo qua, ho trovato vomito volante. Perfetto. Guadagna 2,30, $230, 65 persone. Ma scusa, come fa a essere 65 persone che ce n'è molti di più di questo? E questo mi dice che ci sono 114 persone. Mistero. Allestimento 100%. Perché 100%? Perché ci ho messo il treno, vedete, carino. Cowboy. Vedete, questa se la dorme e questi se la sparano. E poi ho messo un fuocherello. Ho messo questo trapiccolo che non è nelle cose che ho costruito. L'ho costruito da solo con la mia immensa fantasia e le mie maestrose manine. Vedete, non è niente di particolare, però è carino. Questo praticamente è le vecchie caldaie di una volta che si mettevano in casa, duravano un secondo perché la prima esplosione saltava la casa per aria. E quindi per questo l'industria nel Far West una volta era coerente, perché si usavano queste caldaie a scoppio, infatti si chiamavano, che la prima volta che le accendevi, boom, saltava la casa e quindi dovevi comprare acqua. Per questo poi in America sono venute fuori le case di legno, perché almeno bruciavano bene e non ti potevi sbagliare. Poi qui anche qui andrà finito di allestire. Io volevo fare un Luna Park monotematico, però purtroppo come faccio a fare per esempio un Luna Park interamente futuristica e poi devo mettere per forza la giostra delle tazze e lesbico? No, quindi non è possibile. Quindi a questo punto noi facciamo ogni cosa con una tematica diversa, ogni giostra con tematica sua, o se no non lo so, o altrimenti un'altra cosa, siccome non so se ho già postato un video dove faccio vedere una parte interamente a tematica Star Wars, io all'inizio non avevo, e la Madonna, ma quanta gente c'è qua, ma siete impazziti? Io avevo fatto un'entrata abbastanza lunga, ma ragazzi, se tutta la gente del Luna Park sta qui 10 ore e nessuno va più sulle giostre, nessuno consuma più niente. Come la mettiamo?
Questa è una par questa è una giostra che ho messo adesso, si chiama, come si chiama? Chopper Creek. Chopper Creek, però non so, devo trovargli un nome adatto. Vedete che qui io ho trovato nelle mod dei vari giocatori, ho trovato praticamente degli scenari già fatti di Star Wars. Costano, vedete, guardate spettacolo. Costano, beh, questo è un po' meno spettacolo, un gonfiabile di Chewbacca, però vabbè, diciamo che lascia un po'. Che altro, sono belle le astronavi. E per il momento ho messo questa torretta qua e questo X-Wing, davvero tipo come se venisse colpito quasi dalla torretta. E poi qui ho messo una piccola centrale ribelle e poi piano piano allestirò tutto così. Vedremo. E comunque ragazzi, facciamoci un giretto, dai. Piano piano anche questo lo allestirò tutto. Aspettate, fatemi salire. Finito il giro, ma non l'ha fatto tutto il giro. Scusa, tutto quel giro di là, ma l'ha fatto solo, ma è passato solo sopra, sotto non è passato. Ladri vigliacchi, voglio i soldi. È passato solo sotto, che ladri vigliacchi maledetti. Va bene, come al solito, eh. Scusate, ma ha fatto solo questo giro qua. Non è passato qui. Non è possibile. Non ci sta capendo niente. È possibile che tutte le volte non capisca niente di tutto quello che succede intorno a me. Qui c'è il mondo, cioè la fila è completa. Praticamente, ecco, questa è una grossa fregatura perché se tutti stanno qua nessuno più fa niente, perché sono tutti dentro le file e questo me lo sono sparato. Sto guadagnando, ma sta andando tutte discretamente a mignotte. Bene, se non ho ancora messo il priority pass perché io non voglio differenze di odio queste differenze odio queste differenze monetarie dove se paghi di più entri per prima, sei più bello, sei più figo. No, qui siamo tutti uguali. Tu hai, vieni con i Ferrari e ti fai la fila da stronzo come tutti gli altri. Non interessa nulla se c'è il Ferrarino, se c'è la maialona accanto perché c'è i soldi. Qui ti fai la fila come tutti. Hai capito? Hai capito? No, questo poveraccio. Hai capito? Capito? Io però oggi voglio, non voglio andare avanti, così oggi no, non mi va di costruire niente, sono svogliato. Questo è, si chiama robottino ruba portafoglio, perché tutte le volte che passa qualcuno lui allunga il braccio fingendo una certa sorta di confidenza amichevole, in realtà leva il portafoglio, guarda, zup, ti leva il portafoglio.
grazie per essere derubato. Siamo anche rossi, netto, siamo ma almeno un milione. Bene, avete visto che abbiamo messo questa giostra nuova e ci sta portando in rovina. Che bello! Never. Perché se tutta la gente sta qui invece di girottolare nella parte e consumare, siamo rovinati. Porca. Perché se andava tanto bene su una parte, mannaggia a me. Guarda, qui è vuoto, è sempre stato pieno. Anche questo. Qui si è svuotato. Cioè, ragazzi, si stanno svuotando tutte le giostre, tutti i baracchini. Vomito volante si sta svuotando perché sono tutti in questa maledettissima fila chilometrica che ho fatto io, giustamente, perché io sono un bel pirlone. Che cavolo ho fatto a fare così grande se poi tanto mi devono aspettare tipo un'ora. Posso levarlo? Così. Vai, tutti spariti, tutti i defunti. Quanto lavoro, quanto casino! Quanto casino! Quanto lavoro, ci stanno dentro! Quanto casino! La mano è zombie! Giostra! Ecco, così tanto è inutile mettere 3.000 persone in attesa, no? Se poi tanto... Da casino! Da casino! Il fiume! Vai, vai! Ora ci andate, maledetti, ci andate a bere, a mangiare, vero? Bravi, bravi! Va bene ragazzi, direi che per il momento è tutto, vi fate dare così una breve occhiata, fatemi sapere se volete tutto in tematica Star Wars, anche se le giostre, tante giostre non sono adattissime per la tematica Star Wars, oppure se preferite che ogni giostra abbia la sua tematica specifica. Magari le possiamo anche distanziare un po' di più, in modo tale che facciamo un ambiente un pochino più coinvolgente, non troppo, tipo questo è già un po' troppo ristretto, ho allargato un po', e fatemi sapere, o facciamo tutto in tema di Star Wars oppure un giostra con un tema differente, per me va bene tutte e due le cose. E niente ragazzi, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti.